E mo che devo dire io? Non faccio un intro su YouTube da quando avevo 10 anni. Hola, hello, hola, what you? Benvenuti in questo nuovo video. Il vestito già l'ho ideato, ora devo andare a comprare la maschera della Befana. Per questo motivo sto per strada. E dove andremo? Dal cinese. Cioè, quindi dato che sto registrando con la fotocamera interna, voi leggete noci. Ma sapete dove posso comprare una maschera per la Befana? Devi chiedere al signore qua, io non sono di qua. Ciao. Scusa Davide, maschere da Befana? No, niente maschere. Niente maschere. Aggiornamento, dopo aver chiesto a 26 cinesi e 12 vecchi, nessuno qui vende maschere per la Befana. E allora ora devo improvvisarmi una maschera da Befana. La cosa più bella è che questa GoPro è sempre stata qua dove stanno tutti i cappelli, quindi mia sorella nemmeno se ne accorgerà e quindi la inquadrerò esattamente qui. Mo devo capire dove devo posizionare la seconda cam, ma secondo me la posizionerò davanti alla porta. Stanotte verrà Befano, ma io sto con il pigiamino natalizio. Un'altra cam ce l'ho qui, dinanzi alla porta, così quando entrerò mi vedrò vestito da Befana, io verrò a prendere il cellulare e me lo porterò di là con me. Io esco. Fra, dove vai? Mamma, che domanda è? Usa la ragione. E a che ora torni? Arrivi 2:30. E quando ne sono? Papà. La stai lì. Ciao Sabri, ciao mamma, ciao. Ciao, ciao, ciao. Manda un sms. Ragazzi, in questo momento è 00:10. Qui ho tutto il vestiario che devo utilizzare per appunto vestirmi da Befana. Ho capito come sostituire la maschera, ho visto delle foto su Google in cui una Befana americana ha una bandana che gli scende sulla faccia, quindi non mi farò vedere in faccia, l'importante è che sarò vestito totalmente da Befana e che non si vede neanche un pochino che sia io. Ragazzi, nel frattempo mi sto congelando, sto aspettando che si fa luna, sto aspettando che mia mamma mi chiami per dire Sabrina sta quasi per dormire, si è messa a letto, perché questo si non si mette mai in doliette, e poi andiamo all'attivo con il vestirmi e ci affo scherz. Ma cagare, a Napoli è sempre capodanno, caspare nel botto pure a Befana. Ragazzi, è 1:35 e Sabrina si è appena messa a letto. Ma che cazzo vai stu cane? Mia mamma mi ha appena detto di vestirmi, quindi tra poco mi vesto e scendo giù. Sabrina, sono io. Ecco. Sabri, sono io. Guarda, questa telecamera qua sta registrando. Che scemo. Stai tranquilla, era uno scherzo. La Befana viene verso le 3 e ti porta a casa. Va bene. Ciao. Oppure già stava venendo.